convento di Sant'Antonio di Civitaretenga a Navelli, la terra culla dello zafferano e dei suoi fiori, si è svolta la presentazione del ciondolo zafferano, l'ultima creazione del maestro orafo Giuliano Montaldi, che si va ad aggiungere alla collezione I Love Abruzzo, un altro simbolo della nostra regione, un gioiello che racconta quel legame indissolubile con la propria terra. L'evento è stato organizzato insieme alla cooperativa Altopiano di Navelli con la collaborazione della cantina Cataldi Madonna. Quest'oggi ci troviamo qui nel convento di Sant'Antonio a Civitaretenga per iniziare i festeggiamenti del 50esimo della fondazione della cooperativa, che fu fondata appunto nel 1971 da Silvio Salvatore Sarra, e grazie proprio alla nostra cooperativa è stato salvato la coltivazione di zafferano e tutt'oggi è conosciuta insomma sia in Italia che nel mondo per la produzione appunto di zafferano dell'Aquila DOP, ritenuto di altissima qualità e il migliore al mondo. E questa sera siamo qui in compagnia di un amico che è Giuliano Montaldi, un orafo artista che ha realizzato tra gli altri ciondoli della linea I Love Abruzzo lo zafferano, quindi un ciondolo dedicato proprio al nostro zafferano dell'Aquila DOP. Quindi abbiamo scelto questa cornice che ha già ospitato diverse diciamo ricorrenze della cooperativa negli anni scorsi, proprio per dare rilevanza anche a questo nuovo gioiello appunto che si va ad aggiungere alla linea dei ciondoli sui simboli abruzzesi, proprio con il fiore dello zafferano, che è il nostro insomma prodotto di punta. Una location d'eccezione. Sì, in effetti il convento con il suo chiostro dedicato a Sant'Antonio da Padova qui a Civitaretenga nel comune di Navelli è un piccolo gioiello e sarà questa anche l'occasione nei prossimi 15 giorni per visitare una mostra proprio dedicata ai 50 anni della cooperativa e quindi a tutti gli attrezzi della coltivazione dello zafferano nel corso degli anni, i premi ricevuti dalla cooperativa, qualche articolo che è uscito nel corso degli anni dedicato proprio alla nostra cooperativa e alcune opere d'arte, quindi un motivo in più per venire a visitare i luoghi dello zafferano. Le peculiarità di questa location? Il convento risale al 1500, è stato abitato dai frati fino all'editto napoleonico, quindi all'inizio del 1800, e oggi ospita il laboratorio per la produzione, appunto per il confezionamento di zafferano dell'Aquila DOP della cooperativa Altopiano di Navelli, e al primo piano ospita anche un ostello, quindi è possibile anche dormire in quelle che erano le celle dei frati per provare quindi l'esperienza anche di vivere in un piccolo convento come questo, ricco anche di arte, perché il chiostro riporta non solo delle bellissime colonne con capitelli anche molto diversi uno dall'altro, ma anche degli affreschi che ricordano la vita di Sant'Antonio da Padova. Lo zafferano è considerato l'oro rosso d'Abruzzo, conosciuto come una spezia preziosa per i palati alla ricerca di nuove emozioni, con le sue straordinarie caratteristiche organoelettiche e la sua versatilità in cucina. Vogliamo festeggiare i 50 anni della fondazione della cooperativa. Sono 50 anni che opera questa cooperativa in questo territorio, a disposizione dei produttori di zafferano. Facciamola praticamente, rispondiamo, c'è un bacino dell'area DOP che comprende 13 comuni dell'Altopiano, sia dell'Altopiano sia della Vallata Subequana e sia dell'Aquilano. Noi praticamente ritiriamo il prodotto che confezioniamo e distribuiamo nei vari negozi tutto il prodotto già finito. La cooperativa viene gestita in modo, voglio dire, quasi familiare, perché a parte che i soci ci conosciamo, anche se sono di diversi paesi, però ci conosciamo tutti quanti, viene gestita come una famiglia, anche perché non è che è un giro d'affari enorme. In merito alla manifestazione di oggi, noi siamo felicissimi di ospitare la senatrice e di ospitare Montaldi, che ha avuto la brillante idea di mettere il fiore dello zafferano nei suoi gioielli. Quindi per noi è importantissimo.
e siamo veramente felici. Lo Zafferano per Navelli è tutto il territorio di riferimento, che chiaramente è la Piana, ma anche i territori dell'Aquilano in generale. È stato importantissimo, una secoli importanti, perché abbinato alla pastorizia ha dato ricchezza e fortuna a Navelli, ma non solo a Navelli. Poco fa ricordavamo come anche nella città dell'Aquila le grandi chiese, le grandi basiliche, le fontane monumentali, i grandi palazzi nobiliari siano stati tutti costruiti con l'apporto e proprio della ricchezza dello Zafferano, l'economia che generava lo Zafferano. Ahimè, purtroppo con l'avvento dell'industrializzazione e soprattutto nel Novecento, questa pregiata e apprezzata spezia andò un po' perdendosi. Però oggi, viva Dio, ripeto, grazie a chi ha intuito la fondazione, la costituzione di questa cooperativa 50 anni fa, lo Zafferano vive, è ancora apprezzato e conosciuto e genera ancora economia importante per questi territori. Questa sera ovviamente c'è anche la presentazione, un corollario, quasi la ciliegina sulla torta, la presentazione di un gioiello dedicato allo Zafferano, realizzato dall'orafo Giuliano Montaldi, che chiaramente non può che fare veramente piacere a me come sindaco di questo splendido borgo, ma credo a tutti noi. Veramente ci riempie di gioia e di contentezza tutto questo. Siamo felici, la partecipazione è anche importante, nonostante le ristrettezze del Covid, ma siamo attrezzati per far rispettare la normativa Covid e quindi festeggiamo tutti insieme questo bellissimo evento. I 12 ciondoli, ai quali se ne aggiungeranno altri via via, sono simbolicamente legati a una tradizione tanto antica quanto moderna e richiamano immediatamente le caratteristiche di un'identità culturale capace di relazionare interfacciandosi con il resto del mondo, dove chiunque si riconoscerà per la propria essenza espressiva, traducendosi in messaggio universale. Collaboriamo sempre molto volentieri a manifestazioni che raccontano l'Abruzzo e soprattutto manifestazioni culturali che raccontano l'Abruzzo. In questo caso siamo vicini al nostro amico Giuliano Montaldi, un artigiano orafo di Avezzano, e ci fa molto piacere cucinare per lui in questa giornata molto particolare, dove in una cornice molto particolare qui a Navelli. Parlando della manifestazione in generale, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che quando si racconta l'Abruzzo in maniera così autentica bisogna essere sempre presenti e pronti a rispondere quando si viene chiamati. Siamo stati chiamati a partecipare a questa iniziativa dove si racconta nello specifico oggi lo Zafferano di Navelli, oro rosso d'Abruzzo, un prodotto straordinario conosciuto, un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo, che Giuliano Montaldi ha reso di fatto un gioiello vero. Un puzzle di emozioni che permetterà a chiunque di poter tenere vicino quel simbolo che gli ricorda le sue origini, le sue passioni, la sua vita. E l'oro Abruzzo è frutto di uno studio attento e particolareggiato sui materiali. Questo rientra nella linea gastronomica di I Love Abruzzo, e come non inserire lo Zafferano, questo splendido prodotto della terra qui di Navelli e che è conosciuto in tutto il mondo. E ci è piaciuto moltissimo realizzare questo ciondolo dello Zafferano insieme alla Genziana. L'abbiamo inserito come figure, come simboli di un Abruzzo che è conosciuto in tutta Italia, e abbiamo voluto rendere omaggio a questo prodotto. Le caratteristiche di quest'opera, di questo gioiello? Le caratteristiche: è un ciondolo che può essere messo sul bracciale, ma ci facciamo anche orecchini, c'è una linea maschile, insomma viene inserito su molteplici gioielli, sia maschili che sia femminili. Caratteristiche particolari? Soprattutto in argento, è un prodotto accessibilissimo alla stragrande maggioranza delle persone, in argento 925, lo realizziamo sia in argento lucido che in argento brunito, facciamo anche, qualcuno già ce l'ha richiesto, anche in oro come ciondolo. Abbiamo già varie richieste, perché è molto interessante, poi è bello, è particolare, in un charms che difficilmente poteva essere inserito nella linea della gioielleria, dell'argenteria o dell'orificeria. A noi ci è piaciuto realizzarlo come simbologia, insomma, come simbolo dell'Abruzzo,
dove la parte gastronomica è ben rappresentata, e continueremo nella nostra ricerca della simbologia dei simboli dell'Abruzzo. Le presentazioni non solo, ma anche la vendita del prodotto lo andremo a collocare anche in realtà a oggi completamente lontani dalla classica gioielleria, insomma dal classico negozio di gioielleria. Questo è proprio uno dei segni di quando il territorio produce azioni economiche. La cooperativa dell'Altopiano di Navelli con la produzione dello zafferano e anche la cooperativa di comunità che poi qui a Navelli è nata mettono a valore i patrimoni. Lo zafferano è un patrimonio, la cultura è un patrimonio, questo immobile, questo convento bellissimo è un patrimonio. In realtà l'Abruzzo sta iniziando a mettere a valore sempre più i propri patrimoni. Lo facciamo in forma cooperativa perché è la forma compartecipata dagli abitanti e dalle persone. Quindi è una sostenibilità economica, sociale e di valori. Questa manifestazione è organizzata in una splendida location storica. La storia è fondamentale, la cultura è fondamentale. Nei prodotti entra pesantemente il fattore culturale. Questo bene è un bene che oggi diventa anche un'ospitalità per il turismo, quindi un ostello turistico, ma diventa fondamentalmente la narrazione dello zafferano, quindi narrare culturalmente questi luoghi e queste culture è un fattore di economia e di marketing impressionante. Altre regioni lo hanno fatto, lo stiamo facendo anche qui in Abruzzo, siamo molto fiduciosi. Partiamo da chi ha storia. La cooperativa dello zafferano di Navelli ha 50 anni di storia e oggi inizia a festeggiarla. Questa è la patria dello zafferano, Civitaretenga e Navelli. Lo zafferano è un prodotto tipico, è coltivato, è raccolto, è commercializzato. Qui c'è una cooperativa da decenni, creata dal mitico Sarra, che fa questa attività permanente. E Montaldi crea questi meravigliosi gioielli, questi piccoli ciondoli rappresentativi dell'Abruzzo. Mettere insieme lo zafferano e il piccolo prezioso è stato diciamo un fatto quasi obbligatorio, d'obbligo, perché lo zafferano è davvero un prodotto dell'Abruzzo, e quindi adesso siamo qui a raccontare cosa è lo zafferano per l'Abruzzo, cosa è stato, cosa potrà essere, e a dire che ora anche lo zafferano ha il suo simbolo. Intanto un posto magnifico, il convento di Sant'Antonio da Padova di Civitaretenga, è un luogo storicamente significativo. Civitaretenga è significativa perché è una frazione del comune di Navelli, che però ha una storia a sé, con molti beni storici di grandissimo valore. E poi l'evento, lo zafferano qui è un prodotto riconosciuto, riconoscibile. Nelle famiglie si coltiva lo zafferano, quindi c'è attenzione. Poi il bracciale Lava Abruzzo di Giuliano Montaldi sta un po' facendo storia, perché periodicamente esce fuori un piccolo ciondolo, una gift come vengono chiamate, rappresentativa di qualcosa di importante per l'Abruzzo. L'ultimo che abbiamo inaugurato è stato il piccolo ciondolo del Montepulciano d'Abruzzo, e lo abbiamo fatto nella cantina Zaccagnini. Quindi è un percorso, un itinerario in Abruzzo. Io sono fin dal primo ciondolo la madrina di questa idea, del bracciale che rappresenta un po' l'Abruzzo, e oggi aggiungiamo un altro piccolo ciondolo.